Il modello matematico è chiaro che è quello di un sistema retroazionato negativamente. Negativamente perché la retroazione arriva in questo nodo sommatore però con un valore negativo, cioè invertito di segno. Vediamo come lo si dovrebbe ricavare. Possiamo fare questa dimostrazione, che poi è la classica formula che si conosce della retroazione negativa. Cominciamo a prendere in esame il segnale di errore e quindi ciò che succede nel nodo comparatore. Abbiamo detto che il segnale di errore è dato dalla URIF meno UDT, quindi dal segnale proveniente dal traduttore. Chiamiamo questa equazione 1. Adesso andiamo a vedere un'altra equazione, quella diciamo del blocco B, che ha come ingresso UDT, come uscita UTDT, cioè il segnale di retrazione e il segnale di uscita. E allora questo blocco, quindi UTDT, è uguale a B per l'ingresso che è UDT e chiamiamo questa equazione 2. Ora vediamo invece il blocco A. Allora il blocco A come ingresso ha EDT, l'errore, e come uscita UDT. Quindi possiamo scrivere che UDT è uguale ad A per EDT e questa chiamiamo equazione 3. Ora facciamo la seguente, sostituiamo diciamo nell'equazione 3 l'equazione numero 1, cioè vale a dire l'equazione 1 la sostituiamo qui. E allora UDT è uguale ad A per, ecco, al posto di E metteremo URIF meno UTDT. E inoltre adesso facciamo un'altra cosa. In questa equazione che abbiamo ottenuto sostituiamo la numero 2, quindi al posto di UDT metteremo B per UDT. Ecco, quindi UDT uguale ad A per URIF meno B per UDT. Ora facciamo le moltiplicazioni, cioè togliamo la parentesi, quindi A per URIF meno B, A per B per UDT. E adesso, siccome la nostra incognita è la grandezza controllata, la UDT, dobbiamo questa isolarla al primo membro. Quindi il termine A per B per UDT dobbiamo portarla al primo membro, quindi cambierà di segno. Allora, UDT, adesso abbiamo A per B per UDT, è stato portato al primo membro, e al secondo membro rimane A che moltiplica URIF. Beh, al primo membro possiamo raccogliere il segnale UDT. Quindi UDT uguale a 1 più A per B uguale a A per URIF. Ora noi dobbiamo ricavare UDT, quindi non facciamo altro adesso che dividere ambo i membri per questo 1 più A per B, sia il primo membro che il secondo membro. Eccolo fatto. Quindi dividiamo ambi i membri. Quindi al secondo membro otteniamo A fratto 1 più A per B. Al primo membro la stessa cosa, però dato che al numeratore e denominatore compare questo 1 più A per B, lo andiamo a semplificare e quindi in definitiva otteniamo la nostra equazione, che è l'equazione della retroazione negativa UDT uguale ad A fratto 1 più A per B, il tutto moltiplicato URIF. Ora vediamo quali sono gli obiettivi del controllo ad anello chiuso. Ecco, intanto bisogna avere un'alta, cioè esso ci dà, ed è anche l'obiettivo, di avere un'alta precisione statica, significa fedeltà della risposta al regime. Vediamo in termini grafici che significa, che se in blu qui abbiamo il nostro segnale della grandezza di controllo, URIF o di riferimento, allora dopo che c'è il transitorio, l'uscita si porterà sempre più vicino, addirittura sarebbe la cosa migliore, annullare la differenza fra i due valori, quindi avere un errore nullo. Ecco, questo significa fedeltà, ma fedeltà quando? Al regime, cioè quando è finito il transitorio. Il secondo obiettivo è quello di avere una buona reiezione ai disturbi in transitorio, cioè avere una buona capacità di eliminare, di ridurre i disturbi che si possono avere durante il transitorio. E questo significa che l'uscita sarà indipendente dai disturbi. Vediamo che significa in termini grafici. Ecco, qui abbiamo il nostro URIF, cioè il valore di riferimento. Ecco che qui abbiamo l'uscita.
E chiaramente intervengono, in questo caso io sto mettendo un disturbo additivo che sia costante per semplicità. Ebbene, nonostante ci sia questo disturbo additivo, come si può vedere, durante il transitorio la nostra grandezza cercherà sempre in ogni caso di arrivare al valore di riferimento. Ci sarà qualche piccola variazione, però in ogni caso diciamo si aggancia al valore di riferimento. Quindi anche in questo caso ci darà un'alta precisione. Il terzo obiettivo è quello di avere una buona precisione dinamica, cioè non appena arriva il segnale di riferimento di set point, allora io, quanto in minor tempo arriva l'uscita a quel valore, più pronto è il sistema, cioè la prontezza di risposta è immediata. Per noi vale questo, quindi non grossi tempi di attesa o grossi transitori, ma piccoli transitori. E soprattutto quando arriva al valore di riferimento, non ci debbono essere delle oscillazioni, o comunque siano contenuti sia al di sopra che al di sotto del valore di riferimento. Vediamo che significa. Eccolo qua. In tratteggio vediamo una risposta che effettivamente non va bene. E invece il sistema di controllo in catena acustica ci deve poter dare invece una risposta, ecco, che è quella data in linea continua. Arriva prima, quindi un minor tempo di transitorio, e soprattutto quando arriva al valore di riferimento le sue oscillazioni, come si vede, devono essere più contenute, il più contenuto possibile. E poi ecco, avere una buona stabilità significa che se il sistema si trova in una determinata situazione e viene per un'altra sollecitazione portata in un'altra, in una successiva condizione, l'uscita deve di nuovo ritornare a una condizione normale, anche se c'è stata la sollecitazione. Vediamo. In questa figura si vede che all'inizio il sistema, cioè l'uscita, il valore di, chiedo scusa, il valore di riferimento è questo qui. E quindi chiaramente l'uscita si adatta. Ma subito dopo poi ci sarà un altro valore, una variazione del valore di riferimento. Ebbene, l'uscita si adatterà, però sempre ritrova, dopo una piccola oscillazione, ritrova il nuovo valore di riferimento. Quindi il sistema è risultato stabile. Vediamo di fare un esercizio con i sistemi di controllo in catena chiusa, anche perché molto spesso bisogna anche fare riferimento non solo a segnali, un RIF, quindi valori di riferimento costanti di tipo a gradino, ma possono essere anche di tipo a rampa. Quali sono i ragionamenti che dovremmo fare? Beh, allora noi qui abbiamo un sistema di controllo in catena chiusa, in questo caso dato con un blocco di diretto di andata diciamo di valore K, e invece un blocco di ritorno uguale a 1, quindi un trasduttore che riporta diciamo nel nodo di confronto il valore preciso dell'uscita. Allora, questo sistema è caratterizzato in questa maniera. Il valore di riferimento, ecco, lo vediamo qui, un RIF, è un segnale a rampa di cui effettivamente ci vengono fornite il valore dell'angolo che ha questa rampa rispetto all'asse delle ascisse. Siccome si tratta di un sistema costante, anche l'uscita sarà del tipo a rampa. Chiaramente si prevede che sarà più, diciamo, con un angolo più elevato. I dati sono i seguenti: l'angolo del segnale d'ingresso è 30 gradi alfa 1, l'angolo del segnale di uscita è 60 gradi. Noi vogliamo calcolare quanto varrà un RIF quando ci troviamo a 3 secondi. Quindi quanto dovrà essere questo? Adesso lo si vede, però qui nel nostro grafico non abbiamo modo come apprezzarlo, quindi dobbiamo calcolarlo. E identicamente, sempre per t uguale a 3 secondi, quanto varrà l'uscita? E avendo questi valori, di calcolare il segnale di errore sempre a 3 secondi e vediamo se possiamo calcolare, perché in questo caso è incognita, la costante di proporzionalità che caratterizza il nostro sistema di controllo in catena chiusa. E allora, cominciamo. Intanto, un segnale a rampa non è altro che
diciamo, l'estensione al primo quadrante dell'equazione di una retta che passa per l'origine. Qui riporto un sistema di assi cartesiani Y x, e noi sappiamo che la retta che passa per l'origine ha equazione y uguale m, coefficiente angolare, che moltiplica x. Nel nostro caso, ricordo che l'asse delle ascisse è tarato in t, quindi la nostra x è il tempo, mentre la nostra y sarà la URIF. Andiamo avanti. Dobbiamo ricordare che, e in questo esercizio lo si vede, non ci viene fornito il coefficiente angolare di questa retta, o comunque delle due rette, ci vengono forniti gli angoli. Perché? Perché dobbiamo ricordare che il coefficiente angolare di una retta è la tangente trigonometrica dell'angolo che la retta forma con l'asse, con il verso positivo dell'asse delle ascisse. In questo caso è alfa 1 e nell'altro caso è alfa 2. Quindi allora noi potremmo riscrivere questa equazione u uguale m per x come, cioè, chiedo scusa, m, quindi lo individuiamo come la tangente dell'angolo, e quindi la nostra equazione u uguale mx la possiamo scrivere come u uguale, quindi al posto di m tangente di alfa, che moltiplica x. Allora vediamo di rivedere queste equazioni di queste rampe, sia del segnale di riferimento che dell'uscita. Quindi il segnale di riferimento è dato dal suo coefficiente angolare per t, u uguale m per x, u uguale tangente di alfa per x, nel nostro caso la tangente di alfa 1, e il nostro x è t, la u è la URIF. Quindi a questo punto che faccio? Mi calcolo direttamente il valore che assume a 3 secondi. Che significa? Tangente di alfa, alfa 1 è 30 gradi, quindi tangente di 30 gradi. T, vabbè, per ora lo riscrivo, me lo ricalcolo dopo, quindi la tangente a 30 gradi è 0,577 per t, e dopodiché al posto di t sostituisco il 3, perché lo vogliamo a 3 secondi, e quindi viene 1,732. Quindi qui io avrò 1,732. Facciamolo per l'altro, per il segnale di uscita. U di t è uguale, in questo, seguendo sempre le indicazioni di prima, tangente di alfa 2 per t. Vogliamo calcolarlo a 3 secondi, quindi al posto di alfa 2 tangente di 60, al posto di t mettiamo 3. La tangente di 60 è 1,732 per 3, e quindi abbiamo 5,196. E quindi qui dobbiamo mettere 5,196. Quindi che cosa significa? Che quando arriviamo a 3 secondi, il segnale a rampa del valore di riferimento vale 1,732, e corrispondentemente l'uscita varrà 5,196. Chiaramente, andando avanti nel tempo, questi valori diventeranno grandi, ma tutte e due proporzionali fra di loro. Ora possiamo calcolare l'errore. L'errore, ricordiamo, che è la sottrazione, la differenza tra il segnale di riferimento e quello dell'uscita. Quindi lo calcoliamo direttamente a 3, quindi il valore di riferimento meno il segnale di uscita a 3 secondi. Il primo era 1,732 meno il secondo 5,196, e quindi qui abbiamo, dovrei mettere 3,464, però dobbiamo considerare intanto che è negativo, ecco. Chiaramente poi vedremo che gli errori andranno visti sempre in valore assoluto, però consideriamo che in questo momento il valore è meno 3,464. Adesso noi possiamo calcolare quant'è k. La costante k è nient'altro che il rapporto, perché è come una funzione di trasferimento, il rapporto tra l'uscita e l'ingresso. E siccome noi abbiamo due valori, e li abbiamo calcolati per lo stesso istante di tempo, no, k sarà uguale all'uscita a 3 secondi diviso l'ingresso a 3 secondi, quindi 5,296 diviso 3,464, quindi il nostro k è uguale a 1,5. Quindi qui ricordo, metteremo 1,752, e quindi questa è l'uscita, 5,196.